Buonasera, un saluto affettuoso a tutte le telespettatrici e a tutti i telespettatori di Pronto Medicina Facile. Un caro saluto a tutte le persone che ci stanno seguendo in streaming su rete8.it. Innanzitutto vi chiediamo scusa per il leggero ritardo con cui iniziamo questa trasmissione. Il nostro graditissimo ospite, che tra poco vi presenterò, ha avuto un contrattempo di lavoro. È giustificatissimo, anche perché sta lavorando per tutti noi e tra poco capirete il perché. Intanto vi dico che sotto la lente di ingrandimento di questa nuova puntata di Pronto Medicina Facile metteremo l'andamento della campagna vaccinale anti-Covid nella nostra regione e posso sicuramente anticipare che questa campagna vaccinale sta procedendo piuttosto speditamente. Domani però la campagna vaccinale ha una prova importante. Perché? Perché domani per l'intera giornata sarà nella nostra regione il commissario straordinario per l'emergenza Covid, il generale Figliuolo, accompagnato dal capo della protezione civile Fabrizio Curcio. Sarà in tour in Abruzzo proprio per visitare diversi centri vaccinali e noi questa sera abbiamo la fortuna di avere colui che è il responsabile della campagna vaccinale per la nostra regione. Chi meglio di lui ci può fare il punto sull'andamento appunto dei vaccini anti-Covid, che cosa sta funzionando bene, che cosa magari non sta funzionando al meglio, se ci sono eventuali criticità da eliminare. Ve lo presento subito e volentieri. Buonasera e benvenuto nei nostri studi al dottor Maurizio Brucchi. Buonasera, buonasera, dottore. Buonasera e grazie per avermi invitato. Grazie a lei, so che è arrivato di corsa. Sì, eravamo in unità di crisi col presidente, l'assessore e tutti gli altri direttori generali, insomma, per valutare un po' sia l'andamento della campagna vaccinale sia l'andamento delle, diciamo, dei positivi sul territorio abruzzese al Covid. Sì. E magari adesso ne parliamo. Il dottor Maurizio Brucchi, come dicevo, è referente regionale vaccinazioni per la nostra regione e anche direttore sanitario della ASL Teramo. Allora io, come sempre, all'inizio di ogni trasmissione faccio qualche domanda di taglio personale. Nostro. Le chiedo, quanto le manca la sala operatoria, dottore? Ma la sala operatoria mi manca un po', tant'è che non è stata una scelta facile quella di, insomma, decidere di lasciare la sala operatoria e, come dire, ricoprire questo ruolo, che è un ruolo molto bello, che mi piace e mi affascina anche molto, perché è chiaro che io sono nato chirurgo anche quando facevo… Ha diretto la senologia di Teramo per quanti anni? Ho diretto per quasi 15 anni la senologia di Teramo. E anche quando, diciamo, ho ricoperto cariche istituzionali non ho mai abbandonato il lavoro, ho continuato sempre a fare il senologo e quindi un po' mi dispiace. L'altro, la senologia diciamo, nasce da un mio incontro fortuito col professor Paolo Veronesi e quindi, voglio dire, ha avuto anche un grande maestro, però poi si è presentata questa possibilità, il dottor Di Giosia, insomma, mi ha voluto al suo fianco e io devo dire che sono particolarmente contento di ricoprire adesso questo ruolo. Incarico. È una bella soddisfazione in un momento, devo dire, anche particolare, perché da sindaco ho dovuto affrontare due terremoti e una nevicata incredibile, la famosa nevicata di qualche anno fa e adesso, diciamo, questa pandemia che, insomma, un po' ci dà da fare. Ma la scorsa è dura, quindi le chiedo, le manca di più il bisturi o la fascia tricolore da sindaco? È stato sindaco di Teramo per quanti anni? 9 anni. 9 anni. Mi manca 15 da col bisturi e 9 da sindaco. Mi manca di più il bisturi. Ora, il discorso del sindaco, io dico che il sindaco è il ruolo più bello che un politico può ricoprire. Lo dico perché, diciamo, con cognizione di causa, ti dà la possibilità di fare qualcosa, voglio dire, di tangibile, quotidiano per la tua città. Certo. E quindi è molto bello. Poi anche altri ruoli sono, dico, belli. Io l'ho fatto con grande passione per tanti anni. Se posso dare un consiglio ai sindaci, diciamo, in carica, il sindaco deve fare il sindaco per 5 anni, perché poi il secondo mandato non funziona. È bruciato. Bellissima questa sua considerazione. Adesso sta dietro le scrivanie, no? Organizza la campagna vaccinale in Abruzzo, è direttore sanitario dell'ASL di Teramo. Ma io, dunque, sono stato nominato facente funzioni, diciamo, in autunno e poi sono stato riconfermato
qualche mese fa, ho avuto questo, ma insomma è un, il direttore sanitario è un bell'incarico, poi non sono da scrivania, nel senso che io sto sempre in giro, vado sempre in giro, giro gli ospedali, poi ringrazio l'assessore Verì che insomma mi ha voluto anche insieme al presidente Marsiglio dare questo incarico di referente regionale, che è un grande onore per me, oltre ad essere un grande onore. Io lo ringrazio perché poi devo dire che l'assessore Verì davvero sta portando avanti nella sua delega una campagna vaccinale difficile ma con grande determinazione, al pari del nostro presidente che si impegna quotidianamente, per cui insomma ecco, mi sono ritrovato un po' nella, come dire, nella bufera, ma insomma devo dire che non mi fa paura, sono abituato. L'ultima di carattere personale, l'anno scorso proprio di questi tempi, forse qualche settimana prima, lei si ammalò di Covid, poi è guarito. Che esperienza è stata? Ma insomma, io poi diciamo sono stato uno fra i primi ad ammalarmi, sì, tra l'altro me lo ricordo. Ovviamente nello svolgimento del mio lavoro, ma non è stata una bellissima esperienza, perché due o tre sensazioni io ricordo. La prima, il fatto di insomma aver paura che le cose potessero prendere una piega non bella, anche perché non c'erano tutte queste certezze, tutte queste terapie che ci sono adesso. Erano i tempi duri e cupi, bui della prima ondata, no? Sì, e poi io insomma non dimenticherò mai, diciamo, quando la sera mi è stata data la notizia della positività, ma che io sapevo perché qualche giorno prima avevo cominciato a perdere il gusto e l'olfatto, per cui insomma sono due segni, gli avvisagli erano sono due segni che poi sono prodromici e caratteristici. E devo dire che la sera che poi mi hanno chiamato alle 8 di sera, era un sabato, e mi hanno detto che ero positivo, devo dire che insomma ricordo come io stesso, ma la mia famiglia insomma è rimasta scossa. Poi grazie a Dio in quella quarantena, che poi è durata quasi 4 settimane, me lo ricordo. La sensazione è stata una, quella di cioè avere la sensazione di sentirsi solo, no? Di sentirsi quasi, non dico abbandonato, perché ricevevo le telefonate di tutte le persone a me care, a partire dal presidente Marsiglio, l'assessore Verì che mi hanno chiamato, ma tanti amici. Ma lei non è stato ricoverato, è stato a casa. Io non sono stato ricoverato, Pietro Quaresimale, insomma tanti amici. E poi una sera, devo dire, ma racconto giusto questo episodio, mi sono un po', perché ovviamente avevo quello che misura il saturimetro, e una sera devo dire che la mia saturazione è scesa sotto 95, era 92, 91, allora mi sono cominciato un po' a preoccupare, perché poi quando ti scende sotto 95 non va bene, ma quando ti scende si arriva intorno a 90, e lì quella notte devo dire che l'ho passata, sono rimasto a casa, però l'ho passata un po' come noi, è stata una bella notte e la ricordo bene. Poi però grazie a Dio insomma le cose sono andate bene, e poi ho avuto il vantaggio poi di essere tra virgolette immune, perché alla fine quindi non sei neanche vaccinato. No, mi sono vaccinato, perché poi bisognava vaccinarsi lo stesso. Assolutamente sì, mi sono vaccinato, perché, insomma, però ecco, è stata un'esperienza che non simpatica, diciamo assolutamente così. Sì, anche perché si avevano poche certezze, soprattutto in questo periodo. Torno da lei tra poco e naturalmente parleremo dell'andamento della campagna vaccinale nella nostra regione, della visita del generale Figliuolo domani in Abruzzo. Prima, come sempre, anche questa settimana voglio consultare il sito della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, per ricordare sempre a tutti i rischi che corrono gli operatori sanitari, e abbiamo appena sentito la testimonianza di un medico che aveva contratto, si era contagiato proprio mentre prestava al suo servizio, dicevo, per ricordare sempre a tutti i rischi che corrono gli operatori sanitari nel prestarci assistenza, e quindi per rispetto e non solo cerchiamo di avere sempre comportamenti responsabili. Pagine sempre listate a lutto, elenco dei medici deceduti per contagio dall'inizio della pandemia, che si è allungato ancora un medico in più rispetto alla scorsa settimana, comunque una strage, pensate, sono 359 i medici deceduti dall'inizio della pandemia. Ai medici, ai dottori e agli specialisti vanno aggiunti 83 infermieri e 30 farmacisti. A proposito di infermieri, io mi sento di esprimere la mia personale e massima solidarietà ai 64 operatori sociosanitari che hanno affrontato le tre ondate di Covid-19 e che, da eroi dimenticati, ora stanno cercando stabilizzazione presso l'ASL di Pescara. Di cuore auguro a questi 64 infermieri che hanno trascurato
lasciato tutto, le loro famiglie, i loro affetti, la loro vita personale per dedicarsi a noi. Davvero auguro a loro di poter trovare un lavoro serio, fisso e costante. La pagina della solidarietà, stasera parliamo ancora di un'iniziativa nata nel 1985 e che ogni anno si conferma come un momento di grande partecipazione collettiva anche in tempi di restrizioni Covid. Mi riferisco alla Zalea della Ricerca di Fondazione AIR che, come tradizione vuole, in occasione della festa della mamma che ci sarà domenica prossima, migliaia di volontari saranno nelle più importanti piazze italiane. Sarà come sempre un modo unico per aiutare la ricerca contro il cancro e festeggiare tutte le nostre mamme. Trovate le piazze più vicine a voi sul sito di Fondazione AIR che, dove domenica 9 maggio i volontari vi aspetteranno con le splendide azalee che anche quest'anno inoltre potranno essere ordinate su Amazon. Vi presento come sempre coloro che collaboreranno con me a questa puntata di Pronto Medicina Facile. In redazione la collega Edmondo. Ciao Gigliola. Ciao Paolo, buonasera a tutti. Se vuoi ho una notizia dell'ultima ora, la firma della nuova ordinanza e l'ordinanza numero 29, il presidente della regione Marco Marsiglio, al termine della riunione della unità di crisi alla quale ha partecipato anche il dottor Maurizio Brucchi. Paolo, dicevo la... Sì. Ecco, che ridefinisce la mappa delle zone rosse in Abruzzo, questa ordinanza, migliora la pressione ospedaliera così come l'andamento epidemiologico e quindi escono dalla zona rossa, dalla mezzanotte di oggi, comuni di Barisciano e San Pio delle Camere, mentre a partire da sabato prossimo e per una settimana in zona rossa ci sarà il comune di Celano a causa dell'aumento dei contagi da Covid-19. Per quanto riguarda invece questa trasmissione, vi invitiamo a partecipare telefonando ai numeri che sono già in sovrimpressione, io li ricordo, 0871 il prefisso, 5873230, 5873235. Ricordo anche l'indirizzo email che è salute@rete8.it. Io e Francesco Specchiulli in regia siamo prontissimi. Grazie Gigliola, buon lavoro a te, buon lavoro a Francesco. Allora, intanto Gigliola ci ha dato le anticipazioni di quello che avete concordato questa sera. Vanno fuori dalla zona rossa i due comuni dell'Aquilano, tra breve rientrerà quest'altro comune. La cosa importante che interessa soprattutto a me in questa trasmissione è che cosa avete deciso domani per quanto riguarda la visita del generale Francesco Paolo Figliuolo. Intanto è confermato Vasto, Pescara, L'Aquila, le tre tappe, dottor Brucchi? No, alla fine la tappa di Vasto non ci sarà, non ci sarà la visita a Vasto, ci sono stati dei problemi organizzativi e qui ci sarà soltanto Pescara e L'Aquila. Ma insomma, cosa diremo? Innanzitutto è una bella notizia il fatto che il generale Figliuolo e il dottor Curcio saranno qui, insomma, a visitare l'Abruzzo in un momento in cui l'Abruzzo sta viaggiando bene, perché siamo stasera 1.1, ma domani saremo anche qualcosa in più sopra la media nazionale, quindi questo vuol dire insomma che l'Abruzzo si sta ben comportando, ma devo dire che l'ha fatto fin dall'inizio della vaccinazione, perché poi c'è stato un momento in cui eravamo scesi di qualche punto percentuale, però poi abbiamo ripreso il giusto andamento e qualche giorno fa è uscita la notizia che l'Abruzzo insieme al Molise, alla Basilicata e alla Puglia erano le quattro regioni che stavano rispettando il ruolino di marcia che Figliuolo ha dato per raggiungere 500.000 dosi. Quindi una cosa che chiederemo è quello di riequilibrare un po' il discorso delle dosi, perché l'Abruzzo all'inizio ne ha avute un po' meno. E poi comunque voglio dire, il generale avrà la possibilità di verificare qual è l'andamento. Quindi Pescara e L'Aquila restano come tappa. Pescara e L'Aquila, però poi voglio dire Teramo sarà presente, Chieti sarà presente e avremo modo di confrontarci
col generale, certo, sui temi della vaccinazione, su come sta andando, sulla, diciamo, sul fatto che l'Abruzzo in questo momento vuole vaccinare tanto, lo sta facendo. Adesso vedremo anche i dati. Stiamo vaccinando davvero tanto, insomma, adesso sono più di una settimana che viaggiamo a ritmi importanti, quasi sempre, no, quasi sempre, sempre abbondantemente sopra la soglia di diverse centinaia di vaccinazioni, sopra la soglia, e quindi questo ci ha permesso, certo, anche di raggiungere questo obiettivo. Per cui quello che vogliamo rappresentare, perché se ne parla sempre poco, diciamo, sulle pagine dei media nazionali vediamo sempre le stesse regioni che magari stanno 4 punti percentuali sotto l'Abruzzo. Ora non voglio fare nessun nome, perché di nessuna regione, perché non è carino, però voglio dire, all'Abruzzo noi siamo una delle regioni che per prima ha vaccinato tutto il personale docente e non docente questo è della scuola, insomma, perché volevamo appunto poter riaprire la scuola in sicurezza. Abbiamo vaccinato il 100% del personale sanitario ospedaliero, gli ospedali li abbiamo resi covid free, siamo stati in tutte le RSA, RA, voglio dire, ognuna poi di queste categorie ha sempre delle piccole code, ma questo è normale. E quindi voglio dire, e poi magari avremo modo di parlare anche delle altre categorie, quindi diciamo stiamo facendo una buona campagna, vogliamo ascoltare anche quello che il generale avrà da dirci, certo, perché è giusto, insomma, che il responsabile nazionale della campagna vaccinale ci dia consigli, noi siamo pronti ad accettarli. Le chiedo, quanto è difficile stare dietro al generale Figliuolo, che ha impresso un'accelerazione incredibile, mi sembra di poter dire, no? Lui è stato nominato agli inizi di marzo, se non ricordo male, e c'è stata questa escalation delle vaccinazione. Adesso l'altro colpo di pedale l'ha dato, credo, nel pomeriggio stasera, quando ha detto dal 10 maggio apertura alle vaccinazioni per tutti gli over 50. Ce la fate a star dietro a tutte queste direttive che vi arrivano? Io ho vissuto entrambe, diciamo, i due commissari, prima Arcuri e poi adesso Figliuolo. Beh, con Arcuri, diciamo, l'andamento era diverso, era un andamento un po' più lento, anche un po' più, come dire, diciamo, meno pressante e anche meno schematico. Invece il generale ha impresso un ritmo importante, anche con questa roadmap che ci impone di giorno per giorno, ci dice quanti vaccini bisogna fare per stare nelle 500.000 dosi nazionali, e poi soprattutto, insomma, ha messo un po' più regole certe su tanti aspetti, quindi insomma si vede, certo, il cambio di marcia, si vede l'ingresso della protezione civile, è stato un altro ingresso, certo, positivo, perché poi la protezione civile, insomma, è sempre una grande forza. Io tra l'altro conosco, sì, bene il dottor Curcio, perché ho avuto modo di collaborare con lui, per cui insomma è stato qui da noi, no, ai tempi del terremoto, è stato da noi al tempo del terremoto, per cui insomma, ecco, io credo che adesso l'Italia può giocare bene la sua partita, certo, a livello europeo, ma direi a livello mondiale. È chiaro che anche su questo, però, ma mi sembra che questo lo sta facendo bene sia il presidente Draghi che il generale Figliuolo, insomma, di chiedere all'Europa le dosi, certo, di vaccino che ci servono per poter arrivare a questa benedetta immunità tutti di gregge. Volete più dosi, tutti volete più dosi, perché però, adesso la macchina è partita. Però questo è un segno positivo, vuol dire che la macchina è pronta a metabolizzare più dosi. Adesso ci sono gli open day di AstraZeneca, Vax Zevria, come si chiama adesso quel dannato vaccino. C'è anche chi vaccina la notte, no? Tipo a Rete Ripateatina c'è un dottore che ha aperto, il segretario provinciale della Federazione Italiana dei Medici in generale, che vaccina anche la notte insieme a due dottoresse dell'USCA. Allora, siccome vedo Gigliola che è assediata dalle telefonate, sono arrivate anche delle mail per il dottor Brucchi, prima però vorrei commentare un attimo con lui, anche perché è un'occasione preziosa averlo nostro gradito ospite, i numeri, i dati dell'andamento della campagna vaccinale. Chieda Francesco in regia, eccolo qua, stiamo vedendo il report aggiornato per quanto riguarda la situazione in Italia. Siamo arrivati stasera, oggi pomeriggio, a 22.300.000 somministrazioni. Scendiamo Francesco, così arriviamo all'Abruzzo, che è quello che ci interessa di più. Allora, se non sbaglio, mi sembra che siamo su intorno all'84%, no, dottor Brucchi, come percentuale di persone vaccinate rapportate alle dosi che vi sono state consegnate. Adesso poi i numeri sono relativi, ci collocano ben al di sopra della media nazionale. Sì, siamo all'84%, stasera 84.1, sì, forse qualcosa in più, e stiamo un punto e qualcosa sopra la media nazionale. Insomma, questo a dimostrazione che
che voglio dire, stiamo facendo bene sia in termini qualitativi che quantitativi, quindi sia in termini di dosi vaccinate sulle dosi consegnate, perché certo, questo è anche, perché poi qui insomma bisogna anche capire tanti meccanismi, cioè il discorso innanzitutto di avere più vaccini e soprattutto di avere la prima e la seconda dose complica notevolmente la campagna vaccinale. Assolutamente, perché devi sì, tenere conto che adesso fino a 42 giorni si può fare il richiamo di Pfizer e Moderna, quindi hai Pfizer e Moderna a 42 giorni. 28, AstraZeneca 20, ce l'avevano già portata AstraZeneca 10-12 settimane, quindi quando vaccini con un vaccino poi devi programmare la seconda dose per se Pfizer o Moderna fino a 42, se AstraZeneca 2 settimane, vabbè, Johnson & Johnson monodose lo fai una volta e finisce. Ma ne arrivano pochi, ne arrivano pochissime, incrementerà un po' nel mese di maggio, ma ancora parliamo di dosi non ancora, come dire, sufficienti per poter dare una velocizzazione alla campagna vaccinale, per cui ecco perché dico c'è bisogno di più dosi, perché la macchina certo, adesso è partita, è ben oliata e quindi bisogna mettergli la benzina dentro per poterlo fare e per poter vaccinare. Mi sembra che insomma il ruolino di marcia è quello giusto e quindi certo, adesso dovrebbero arrivare anche alcuni altri vaccini, un italiano, uno tedesco, e quindi insomma dovremmo un po' migliorare e dovrebbero aumentare anche le dosi, soprattutto a partire da giugno. Per cui insomma ecco, oggi è stato inaugurato un altro hub a Scafa, insomma, che raggruppa diversi comuni della zona, e quindi anche questo è una scelta importante, quello di perché la regione Abruzzo ha fatto una scelta che io reputo molto intelligente anche da ex sindaco, cioè quello del coinvolgimento dei comuni. Ora questo all'inizio ha provocato anche un po' di polemiche, perché poi i sindaci, insomma, che conosco bene, i miei colleghi, giustamente quando vengono, i miei ex colleghi, quando vengono coinvolti poi vogliono essere, come dire, attivi. Parte giustamente. Attiva, E questo in una prima fase, diciamo, non c'è stato sempre, e quindi diciamo un po', però adesso il meccanismo anche con loro è abbastanza rodato, e quindi ecco la dimostrazione di oggi che a Scafa si organizza un hub che raccoglie più comuni, quindi certo, un territorio che avrà la possibilità di vaccinare i propri cittadini. Eccolo qua, stiamo vedendo le immagini, abbiamo seguito durante territorio, il telegiornale della sera, grazie a Francesco. Senta, a proposito di questo allungamento della seconda dose per Pfizer e Moderna, questo permette di poter ridurre le scorte? Prima avevate l'obbligo di tenere, mi sembra, un 30% di scorte per i richiami, adesso c'è la possibilità, con così l'obiettivo, la finalità di vaccinare più persone possibili con una prima dose, di avere meno scorte, di dover tenere meno scorte? Assolutamente sì. Allora, in una prima fase della campagna vaccinale, dettata anche dall'incertezza dell'arrivo delle dosi, dovevamo tenere un 30% di dosi scorte, sì, di scorte. Poi questa cosa è caduta con l'arrivo di più dosi, adesso non c'è più questo obbligo, perché comunque c'è stato garantito che le dosi arrivano, e arrivano seppure qualche volta, diciamo, con qualche giorno di ritardo, però comunque arrivano, e quindi diciamo sì, ci hanno chiesto di vaccinare a valori più percentuali, più importanti, e noi lo stiamo, certo, facendo, perché insomma vaccinare 84% vuol dire avere un circa 16% di dosi in giacenza, che però ti servono per fare appunto. Adesso noi per esempio come Abruzzo avremo tutte le seconde dosi della scuola e dell'esercito, delle forze dell'ordine, che noi abbiamo vaccinato. Che si erano fermate, no? Sì, vabbè, noi diciamo che noi le abbiamo quasi concluse, poi il governo ha deciso di fermarle, ma noi le abbiamo già fatte, sì, 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 e adesso a partire già dalla prossima settimana cominceranno tutte queste seconde dosi di AstraZeneca, e quindi abbiamo bisogno, certo, di circa 35.000 vaccini di AstraZeneca per tutto l'Abruzzo, per far fronte ad un primo gruppo di seconde dosi, perché poi le altre arriveranno a giugno. Quindi insomma, questo lo dico anche ai cittadini che ci ascoltano, che magari giustamente vedono, ma giustamente ripeto, soltanto una parte del bicchiere, sì, poi c'è tutta l'altra parte che insomma bisogna riempire il bicchiere, e non è facile, perché bisogna avere a che fare con tanti, bisogna fare. Però ecco, ribadisco ancora una volta che la nostra è una buona campagna vaccinale, certo, noi abbiamo vaccinato la scuola
dicevo, siamo a percentuali che sopra l'85% e c'è una quota parte di personale docente e non docente che non si è voluto vaccinare. Questo va detto, perché noi abbiamo chiamato e richiamato. Perché respingevano AstraZeneca, no, dottor Brucchi? Allora, su questo io, se posso... Si parlava di un 28-30% di AstraZeneca rifiutati. Le percentuali prima erano più alte, adesso più alte. Sono scese. Noi, per esempio, diciamo, su Telam abbiamo percentuali più basse di rinuncia del 7-8%, però c'è un 7-8% di rinuncia. Perché su questo vaccino secondo me si è sbagliata un po' la comunicazione. Sì, assolutamente. Giustamente prima abbiamo detto che era buono fino a 55, poi 65, poi fra il sopra i 60. Adesso è liberi tutti. Questo però dobbiamo anche dare una spiegazione scientifica a questo. È chiaro che diciamo dalla esplosione della pandemia subito ci si è messi diciamo di buona lena a trovare un vaccino e alcuni passaggi nella fase di sperimentazione è stato obbligatorio saltarli, e quindi questo ovviamente ha determinato che nelle indicazioni in una prima fase diciamo ci fosse un po' più di attenzione, ecco per questo. Ma noi abbiamo fatto tantissime dosi di AstraZeneca e grazie a Dio non abbiamo avuto nessun problema. Invece l'altro giorno, per esempio, anche con Pfizer abbiamo avuto una complicanza. Quindi io non demonizzerei questo vaccino e solo questo vaccino. Vaccinarsi ha qualche rischio, ma come ce l'ha anche chi prende la pillola. Le trombosi da pillola sono superiori alle trombosi da AstraZeneca. Quindi ecco, anche un invito ai cittadini, andatevi tranquillamente a vaccinare, perché seppure c'è qualche rischio, una buona anamnesi, un'attenzione a quelli che sono, come dire, da parte del medico vaccinatore è su questo. Oggi non è possibile scegliersi il vaccino, cioè non è che in Italia, il paziente, da qualche altro paese d'Europa. Da qualche altro paese d'Europa sì, però in Italia non ci si può scegliere il vaccino. E allora chi decide il vaccino è il medico vaccinatore, no? Che in base, secondo scienza e coscienza, secondo la propria capacità e professionalità, decide che tipo di vaccino è più idoneo. Bisogna fidarsi al medico, quello è come una ricetta, è come una prescrizione. Poi insomma vediamo invece delle persone che dicono: ma non mi potrei fare Pfizer, non vorrei fare, vorrei fare... Tutti Pfizer, adesso vorrebbero tutti Johnson & Johnson, perché si tolgono il pensiero con il monodose. Johnson arriva in poche dose, però ripeto, alla fine poi, parlando col cittadino, spiegando l'importanza della vaccinazione, spiegando il fatto che se sei vaccinato anche con una sola dose, noi adesso stiamo vedendo, oltre ad una riduzione dei ricoveri, ma vediamo anche che se anche un paziente che ha fatto una sola dose ammala, se anche viene ricoverato, quasi sempre non fa la polmonite. Certo. Quindi il vaccino magari diventi positivo, magari sviluppa anche una malattia, ma che si ferma al raffreddore e al mal di gola, non ti fa fare la polmonite. Ecco perché è importante vaccinarsi, iniziare la vaccinazione. Sì. L'ultima, chiedo a Francesco di andare sul sito del Sole 24 Ore, Lab 24, che è un sito aggiornatissimo, ma in tempo reale, su tutto quello che succede in Italia e non solo. Però volevo fare un'ultima considerazione, oltre a vedere quando potremmo raggiungere l'immunità di gregge se rispettiamo questo target giornaliero, volevo fare quest'altra considerazione agganciandomi proprio a quello che stava dicendo il dottor Brucchi su chi si sta ammalando in questo periodo, come viene trattato, ricoverato o meno. Intanto oggi, dottore, zero decessi, non succedeva in Abruzzo, non succedeva dall'8 novembre dello scorso anno, sono passati esattamente 6 mesi, quindi la forza vaccinale è anche questa. Assolutamente. Allora, innanzitutto vediamo, ogni 100 ricoverati soltanto 10 sono over 80, il che vuol dire che aver vaccinato l'89% di over 80 dà i suoi risultati. Cioè noi oggi abbiamo vaccinato in Abruzzo l'89% degli over 80, quel 10,8% sono gli allettati, cioè sono i domiciliari, e qui diciamo i cittadini che aspettano, chiedo scusa a nome diciamo di tutti i colleghi e di tutte le ASL, perché no, la vaccinazione domiciliare è una situazione complessa, perché bisogna andare con un'equipe, bisogna fare l'anamnesi al cittadino, bisogna vaccinarlo, poi bisogna aspettare un quarto d'ora, per cui ci impiega tanto tempo. Certo. E gli allettati non
sono pochi, ripeto, perché su 88.453 diciamo over 80, che sono quelli che hanno della piattaforma, il 10% ne sono circa 8.000, quindi diciamo ci vuole, però stiamo arrivando con l'ADI, stiamo arrivando con le squadre messe in campo dalle altre, stiamo arrivando con le squadre mediche messe in campo dall'esercito e dai carabinieri, e quindi stiamo andando sui territori. Ci vorrà ancora qualche settimanella, però ecco, vi chiediamo di avere pazienza, stiamo arrivando. E dico, questa vaccinazione, queste percentuali ha permesso di fatto che meno over 80 si ricoverano, meno over 80 muoiono. È vero. E invece l'età media si è un po' abbassata, perché diciamo, ecco, c'è da vaccinare, adesso dobbiamo vaccinare, come diceva, dal 10 maggio anche gli over 50, si aprirà la piattaforma, adesso stiamo vaccinando gli over 60 e gli over 70 con percentuali che vanno dal 40 al 60%, quindi buone percentuali, e poi partiremo con gli over 50 e poi credo che ci sarà diciamo, come dire, l'apertura alla vaccinazione di massa. Vaccinazione di massa. Nel frattempo entrano in campo le farmacie e quindi ci si potrà vaccinare in farmacia. Siamo proprio agli ultimi accordi con i farmacisti. E volevo anche dare un'altra notizia, visto che ci siamo, e approfitto della trasmissione, che già da qualche giorno nelle farmacie si possono fare i tamponi gratis per le scuole. Sì, sì, sì. Questo è una misura di prevenzione importante, per cui chi vuole fare il tampone perché magari ha avuto un contatto, perché magari ha necessità di farlo, diciamo, nell'ambito della scuola, si può recare direttamente presso le farmacie e lì troverà il farmacista che farà il tampone rapido, ovviamente, e poi nel caso positivo si farà il molecolare. Però questa è un'altra cosa che l'assessore Verì, la Regione Abruzzo, ha messo in campo, davvero importante, insieme all'assessore quaresimale della scuola. Andiamo sul sito intanto per Gigliola, una comunicazione di servizio per Gigliola, può cominciare a chiamare i nostri telespettatori così possono interagire col dottor Brucchi. Eccolo qua, il sito Lab24 del Sole 24 Ore. Quando si raggiungerà l'immunità? Se andiamo a vedere, questa è quella in Italia, se non sbaglio è settembre, se leggo bene, quando si raggiungerà l'immunità sul territorio nazionale, se continua diciamo così, il target giornaliero in Italia che viene diciamo praticato in questi giorni, vedo male il mio monitor di servizio, possiamo andare all'Abruzzo, chiedo a Francesco di andare all'Abruzzo, dovremmo arrivare, eccolo qua, all'immunità di gregge il 29 di agosto, dottor Brucchi, che è, diciamo, in linea, in media, in regola con quanto ci aveva chiesto il governo centrale, no? Se continuate a vaccinare anche più di 11.000 persone al giorno. Allora, intanto vi do un dato in diretta, così, visto che siamo in trasmissione, anche oggi abbiamo superato il target vaccinale, perché il target era 10.750, abbiamo vaccinato 12.736, quindi siamo 2.000 dosi sopra la soglia. È record? 12.000? No, forse c'era stato... Non lo so, ma insomma è un bel risultato, anche questo, come dire, è un bel biglietto da visita domani per il generale. Io credo di sì, se riusciamo a mantenere questo passo che abbiamo preso, e oramai sono 7-8 giorni che portiamo facciamo questi numeri, possiamo come Abruzzo anticipare anche quello che era, diciamo, la previsione settembre, e diciamo quello che mi sembra 29 agosto. 29 agosto, sì, sì. Potrebbe anche essere qualche giorno prima, ripeto, perché stiamo andando davvero bene. Ora è chiaro che per mantenere questi numeri abbiamo bisogno di più vaccini. Devono arrivare. È quello che domani chiederemo al Figliuolo, perché se è vero che l'Abruzzo rispetta un trend positivo, vaccina, contribuisce 500.000, è vero che il generale ci deve dare la benzina per correre. Noi vogliamo correre, però ci serve la benzina. 21.43, lo spazio volentieri alla prima telefonata della serata. Pronto, Rete 8? Salve. Buonasera, da dove chiama? Da Asi, provincia di Teramo. Sì, prego, faccio la domanda per il dottor Brucchi. Sì, scusa, dottor, buonasera. Voglio fare i complimenti perché oggi sono venuto a fare il vaccino a Teramo, però non l'ho potuto fare perché l'alzazema io non lo posso fare, perché ho problemi un po' fisici.
perché io sono stato chiamato che mia padre c'è la 104, quelli che hanno la 104, però sono venuto a Teramo, il medico, quello che fanno i vaccini, come mai non mi ha letto la cartella? Io ho portato i documenti, mi ha detto solo noi questi ci abbiamo e basta. Non ho capito, non ma so allora il discorso, facciamo un discorso generale e poi facciamo un discorso particolare su di lei. Allora, il medico vaccinatore, diciamo come ho detto, decide il vaccino in base a che cosa? In base a quello che il cittadino rappresenta. Ora, se oggi il medico non le ha voluto neanche vedere la cartella, ha sbagliato il medico, perché oggi il medico doveva vedere la sua documentazione poi valutare in base alla documentazione che lei, come dire, aveva presentato, poteva anche decidere poi di farle AstraZeneca, però doveva vedere la documentazione. Io domani stesso, se lei mi dice in quale box è andato, farò io una tiratina di orecchie. Però non facciamo nomi di medici. No, nessun nome. Box però, numero uno, poi ci pensiamo. Una tiratina di orecchie la facciamo perché il paziente non si può scegliere il vaccino. Il medico prescrive il vaccino. Perché poi vede, molte volte, insomma questo voglio, ci si fanno dei preconcetti che poi non sono aderenti alla realtà. Magari lei non lo può fare, io ora non voglio sapere le sue patologie, però magari lo possiamo vedere a parte. Però, non lo posso fare, la Pfizer o la Moderna. Lasci parlare il dottor Brucchi. No, però dico, va bene, lei può fare questo vaccino, però magari qualcuno gliel'avrà detto che può fare questo vaccino, perché lei, diciamo, non lo sa, perché non ci... Allora, quello che dobbiamo evitare è di farci trasportare da che cosa? Da quello che si dice. Quello che si dice non è quello che è. Ripeto, lei probabilmente non lo può fare, la stazione che se non lo può fare non lo farà, perché, ripeto, verrà rivalutato e se le tocca fare un vaccino diverso farà un vaccino diverso. Certo. La cosa che non mi piace è che il medico non ha aperto per niente la documentazione. Questa è l'unica cosa di tutto questo che a me non piace e domani provvederò personalmente, perché la prossima volta questo non accada. Poi il tipo di vaccino, io non posso né come referente né come direttore posso interferire sulla scelta del medico. Assolutamente sì. Grazie dottor Brucchi, altra telefonata, pronto Radio 8? Sì, un'altra domanda, scusa dottor, ma come si fa per fare il vaccino adesso? Allora. Cioè, lui ha rifiutato il vaccino, adesso riparte dalla fine della fila, no dottor Brucchi? Allora sì, chi rifiuta il vaccino va in coda. È chiaro che in questo caso, diciamo, ci potrebbe essere stata una errata valutazione e questo vedremo, insomma, verrà richiamato per questo, perché alla fine lei magari si può riprenotare e poi tanto, ripeto, vediamo se c'è stata un'errata valutazione. Però è chiaro che il messaggio è chiaro, chi rifiuta AstraZeneca va in coda. Perché, ripeto, un vaccino come gli altri ha una buona efficacia e non si può rifiutare. Poi se ci sono situazioni diverse, come il caso del cittadino, che io non conosco nei particolari, però insomma... Grazie dottore, altra telefonata, pronto Rete 8? Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Sì. Da dove chiama? Allora, sono Paolo da Pescara. Buonasera Paolo, prego. Buonasera. Buonasera. Allora, innanzitutto faccio i miei complimenti al dottor Brucchi per la grande macchina organizzativa che ha messo in atto e a tutte le donne e gli uomini che collaborano con questo risultato. Io volevo fare, se possibile, due domande. Allora, sia per quel che riguarda, se andiamo in questo momento a vedere sul sito del comune di Pescara o sul sito del comune di Montesilvano, vediamo in questo momento per domani 32 dosi Pfizer disponibili per i fragili e addirittura oltre 120 per l'8 di maggio AstraZeneca per gli over 60, che in questo momento nessuno ancora ha cliccato, ha prenotato. Allora la domanda che pongo al dottore è: perché so che dal 10 si aprirà a livello nazionale anche per gli under 70, ma però perché non dare la possibilità, visto che queste dosi ci sono, anche al 59enne non fragile, quindi che sta bene, non ha problemi di patologie, di poter attingere a queste dosi che sono a disposizione, anche se in questo momento so perfettamente che sono riservate, diciamo, per l'ordinanza del
del generale, i Pfizer ai fragili e gli AstraZeneca agli over 70. Questa è la prima domanda. L'altra domanda che volevo fare al dottore era se tutte queste persone che stanno aderendo a questi open day vengono realmente cancellate dalle liste dove sono state prenotate o si corre il rischio che poi ci siano delle duplicazioni e quindi i posti precedentemente prenotati risultano ancora occupati? Perfetto, grazie Paolo. Allora, parto con la seconda. Il rischio dell'open day è questo, perché poi le persone, diciamo, si dovrebbero cancellare. Sì, perché solo loro si possono cancellare. Abbiamo chiesto a Poste di darci una mano nel ripulire le liste e speriamo che lo facciano, altrimenti questi buchi poi si possono trovare magari da qui a 15 giorni quando quella persona non c'è. Però il motivo dell'open day è quello innanzitutto di ridare un po' di fiducia, come diceva lei prima, diciamo per altri versi, a questo vaccino, perché ripeto, è un vaccino che ha i suoi problemi, come ce l'ha Pfizer, come ce l'ha Moderna e come ce l'ha Johnson & Johnson. Solo che su questo, ed è un vaccino che noi abbiamo e che dobbiamo utilizzare per raggiungere l'immunità di gregge, per cui hanno questo scopo, un po' quello di sensibilizzare la popolazione alla vaccinazione. Domanda invece quello dei cinquantenni, guardi, allora, è successo un po' questo, no? Stasera ne parlavamo anche col presidente Marsiglio. Noi siamo stati ligi come regione a quelle che erano le indicazioni del generale. Il generale ha detto che dal 10 si può aprire e noi dal 10 apriamo. Qualche regione ha aperto prima, però poi le dico che queste regioni hanno aperto i 50, i 60, i 70, gli 80, non ne hanno conclusa una. Noi invece, voglio dire, gli ottantenni siamo quasi arrivati a conclusione, abbiamo chiuso la scuola, l'abbiamo chiusa, tranne quelli che non si sono voluti vaccinare. Quindi voglio dire, io credo che sia meglio, prima bisogna mettere al sicuro alcune categorie e poi si può passare al cinquantenne. Ripeto, dal 10 maggio si potrà iniziare la prenotazione e poi vedremo, adesso domani faremo una call con tutti i direttori sanitari e i referenti per decidere da quale data partire, insomma, perché per fare in modo che l'Abruzzo parta tutti insieme. È una strategia vaccinale quella di, come dire, seguire le indicazioni che il generale ci dà. Purtroppo l'Italia è una repubblica, come dire, fondata un po' su ognuno fa un po' come vuole, e io questo ho avuto modo di sottolinearlo negli incontri che ci sono stati. Diciamo, bisogna uniformare la campagna vaccinale, cioè non può essere che una regione fa in un modo, una regione fa in un altro, no? Perché poi c'è la regione come l'Abruzzo che è ligia, forse avremmo fatto meglio anche noi a dire vabbè, apriamo subito i 50, però guardi, io guardo i risultati, noi oggi siamo in una buona posizione, se questo può avere un valore da un punto di vista della capacità vaccinale, perché di questo si tratta. Certo. Abbiamo ridotto la mortalità, o comunque l'abbiamo ridotto la mortalità, abbiamo le nostre rianimazioni quasi vuote, facciamo un'attività di monitoraggio e di controllo dei positivi importante su tutta la regione, insomma mi sembra che stiamo cercando di combattere questa pandemia, poi si può fare sempre meglio, certo. E anche noi commettiamo degli errori, ci mancherebbe. Grazie, io sono dottore, il primo a dirlo. Vado veloce perché ho altre telefonate. Alle 22 devo dare tassativamente la fascia pubblicitaria. Pronto Rete 8? Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Salve, buonasera, Massimiliano di Pilota Francavilla. Sì, buonasera Massimiliano. Sì. Ciao, salve, intanto complimenti per la trasmissione. Grazie. Ottimo argomento perché è molto sentito in questo momento. La domanda brevissima e proprio anche per riallacciarmi a quello che diceva il professore. Noi abbiamo a Francavilla, io ho fatto la richiesta, essendo un problemi oncologici, ho fatto la richiesta all'inizio di marzo sul portale della regione. A oggi, 55 anni di età, Francavilla ancora chiama nessuno, altri comuni hanno chiamato ragazzi molto più giovani anche di me, con la stessa tipologia di problema. Grazie, non capisco, perché io ho parlato con la ASL, ho chiamato anche varie dottoresse, e ho visto che il problema è generalizzato, stanno facendo solo le 104 e tutti gli altri, diciamo, le altre vengono un attimino messe fragilità.
Grazie Massimiliano, sentiamo cosa dice no, il questo, dottor Bucci. Insomma, allora, che questo problema c'è un po' ovunque, no? Ora giustamente il signore fa riferimento, diciamo, un paziente oncologico, ho fatto a marzo diciamo, sulla piattaforma. Sui fragili io le dico che l'Abruzzo si trova ad una buona percentuale, però diciamo, abbiamo ancora diversi fragili da fare. Sì. Noi siamo all'incirca al 70% dei fragili, che è una buona percentuale. C'è ancora molto da fare, quindi è chiaro che però le assicuro che insomma adesso sono mancate le dosi di Pfizer, ma no, allora innanzitutto possono, sui fragili, sui veri fragili, perché poi anche su questo si è aperta un po' anche una discussione, diciamo il fragile come in questo caso il paziente oncologico, anche lì bisogna stare attenti nella scelta del vaccino, no? Perché poi le indicazioni e le controindicazioni ci sono, quindi quando ci sono vanno seguite, no? È il medico, è un medico preparato, è un medico che ha fatto, diciamo. Però poi è chiaro che ogni medico si muove secondo le proprie, secondo scienza e coscienza. Però dicevo, sì, quello che dice il signore è sicuramente giusto, c'è un po' da fare qualche recupero sui fragili, ci abbiamo ancora un 30% a livello regionale da smaltire, però con l'accelerazione che la campagna vaccinale ha preso verrà chiamato a breve, anche perché tra l'altro se adesso si aprono anche gli over 50, lei magari ha più di una possibilità per vaccinarsi. Forza Massimiliano, altra telefonata, pronto Rete 8? Pronto? Buonasera. Buonasera, da dove chiama signora? Da Teramo. Sì, prego. Volevo chiedere per uno che soffre di epilessie. Che soffre di? Epilessie. Epilessie. Lo può fare il vaccino? Dottor Brucchi. Sì, assolutamente sì, non c'è nessuna controindicazione a fare il vaccino. È chiaro che vanno fatte alcune valutazioni sulle motivazioni. Quindi signora, allora il consiglio che io do è questo. Bisogna sempre recarsi al centro vaccinale quando si viene convocati, portare la documentazione sperando sì. Che non si incontri il collega di oggi che deve valutare, il medico deve valutare la documentazione che gli viene presentata, deve fare un'anamnesi attenta, perché io dico sempre che poi se succede un evento avverso il giudice la prima cosa che andrà a vedere, ma è stato spiegato al cittadino quello a cui poteva andare incontro, perché questo vale per tutto, pure quando si pensa all'operatoria. Il famoso consenso informato è fondamentale. Anche perché il cittadino poi firma l'accettazione del vaccino che gli viene inoculato. Esattamente, quindi lei signora si deve recare, lei o chi per lei, si deve recare diciamo nella sede vaccinale, e poi verrà valutata e ti vedrai. Il vaccino, se, diciamo, per quello che mi ha detto, il vaccino lo può fare. Bisogna scegliere il vaccino adatto. Grazie dottor Brucchi, ancora una telefonata, poi andiamo in pubblicità. Pronto Rete 8? Pronto? Buonasera. Sì, buonasera signora. Telefono dove da Tessa. Sì, prego. Volevo sapere, con 3 cavernomi cerebrali, con pregresso sanguinamento e con una HCV positivo, posso fare la AstraZeneca? Dottor Brucchi. Io non glielo farei, io le farei il Pfizer o il Moderna, cioè le farei un vaccino ad RNA messaggero, perché insomma alla fine, siccome c'è, ora, quando, cioè, in condizioni normali qualsiasi vaccino va bene, però se ci sono delle situazioni di pregresso sanguinamento, insomma di condizioni, ripeto, l'anamnesi serve a questo, è opportuno, diciamo, che il medico, siccome ha la possibilità, scelga il vaccino giusto. Vale lo stesso discorso, diciamo, per... Io non glielo farei, Maurizio Brucchi, però poi, diciamo, sicuramente non sarò io a vaccinarla. Grazie, in bocca al lupo alla nostra signora della Tessa. Gigliola, ci sono delle mail per il dottor Brucchi? Sì, diciamo che questa che adesso leggerò molto velocemente ha già dato una risposta. Sì. Ci scrive Bruno, sono iscritto alla piattaforma vaccinazione Covid fragili dal 21 aprile e ho 67 anni. Si sentono notizie che riguardano accelerazione ai vaccini, mi sembra invece molto confuso, ci può fornire delle notizie reali? Questo scrive Bruno. Invece la signora Maria di San Salvo aspetta, andiamo con ordine, aspetta, lei... aspetta.
aspetta, Gigliola. Gigliola. In attesa della vaccinazione in ambiente protetto all'ASL di Vasto. E insieme a lei, alla data del 3 maggio, c'erano più di 50 persone nella stessa condizione, Gigliola. E a oggi suppone che siano anche di più. Nessuno di noi, scrive, è stato ancora convocato e quindi chiede l'interessamento del dottor Brucchi, perché dice che pur comprendendo le difficoltà organizzative del San Pio e pur apprezzando oltremodo il lavoro del presidio vaccinale del Pala BCC, crede sia doveroso dare una risposta precisa anche a chi necessita, come lei, di vaccinazione protetta per motivi ovviamente ovvi. Allora, andiamo con ordine. La prima 67, ma sì. Allora, il cittadino che ha 67 anni innanzitutto si deve e si può iscrivere alla piattaforma Poste, perché avendo più di 60 anni, aveva, come dire, si può... Ma lui aveva scritto che si era già iscritto alla piattaforma. No, sulla piattaforma della regione dei fragili. E anche lì, ripeto, lei fa parte di quel 30% che dobbiamo ancora vaccinare, quindi verrà vaccinato. Però nel frattempo il mio consiglio è magari si iscriva anche... No, perché allora c'è questa... Anche su questo, c'è questa paura che se vai su Poste fai AstraZeneca, se vai sui fragili fai Pfizer. Ora questo lo voglio anche un po' smentire. Quindi conviene cancellarsi dalla piattaforma della regione. Cancellarsi diciamo non è possibile, però quello che voglio dire, si può iscrivere tranquillamente anche nell'altra piattaforma, non è un problema. Il problema qual è? Che non è vero che se sei fragile fai sicuramente Pfizer o Moderna, perché se tu sei fragile ma la tua fragilità non ha controindicazioni al vaccino AstraZeneca, quando vai da fragile fai anche AstraZeneca se necessario. Quindi voglio dire, non associamo le cose, quindi io non mi iscrivo, molti dicono non mi iscrivo alla piattaforma Poste perché la si passa, non è vero, non è vero. Perché oggi per esempio a Teramo sulla piattaforma Poste abbiamo fatto Johnson & Johnson e se serve che non c'è la possibilità di fare Johnson & Johnson c'è il vaccino disponibile. Quindi voglio dire, non associamo le due cose, che il fragile sicuro, perché sa che cosa sta succedendo? Che tante persone, diciamo, che fino ad oggi non hanno fatto il tesserino di esenzione, oggi vanno dal medico a chiedere l'esenzione per poter fare schiena fragile. Poi però questo non è detto che accada che faccia il vaccino. Quindi io quello che diciamo voglio sottolineare, dovete stare tranquilli. I vaccini sono quattro. Sono tutti e quattro vaccini che per caratteristiche, seppure con caratteristiche diverse, sono uguali. Il medico deve decidere, facendo la giusta anamnesi, secondo scienza e coscienza, qual è il vaccino migliore. E il paziente si deve fidare. Ripeto, purtroppo si è fatta troppa campagna pubblicitaria negativa e questo ha portato a questa situazione. 2201, la risposta all'altra telespettatrice che ci ha scritto la mail la diamo dopo la pubblicità. Ci vediamo tra pochissimo. Rieccoci di nuovo in diretta studio per la seconda e naturalmente ultima parte di questa puntata di Pronto Medicina Facile, dedicata alla campagna vaccinale nella nostra regione. Stiamo parlando con il dottor Maurizio Brucchi, che è il referente regionale proprio per la campagna vaccinale anti-Covid in Abruzzo. Dovevamo una risposta alla signora Maria di San Salvo, che non riesce a vaccinarsi in ambiente protetto a Vasto e chiede il suo fattivo concreto interessamento. Come possiamo aiutarla? Allora, mi interesserò del problema parlando con la dottoressa di Sciascio. Bisognerebbe capire perché la signora si deve vaccinare in ambiente protetto. Ora, in ambiente protetto si devono vaccinare soltanto quelle persone che hanno una diatesi allergica particolarmente importante, cioè gente che ha avuto in seguito, diciamo per motivi svariati, uno shock anafilattico, altrimenti la necessità di un ambiente protetto non c'è per la vaccinazione, cioè quindi se questo è, e questo è, bisogna organizzare diciamo delle sedute vaccinali particolari con la presenza magari di qualche accorgimento in più da un punto di vista del personale dei presidi e vaccinare queste persone. Però solo queste sono le categorie, perché gli altri possono essere tranquillamente vaccinati negli ambienti, negli hub dove noi vacciniamo, dove c'è sempre l'ambulanza, è sempre presente il carrello dell'emergenza urgenza e il punto di emergenza, se non c'è l'ambulanza, che non è obbligatoria. Il signore diceva che c'erano in fila 50 persone, le chiamava colleghi, nel senso persone che anche
lei dovrebbero essere vaccinate in ambiente protetto, diceva: sono anche disposta a spostarmi, ad andare in altri ospedali, perché sembra che in altre situazioni ospedaliere le vaccinazioni protette proseguano, cioè siano state effettuate. Mi parlerò con la dottoressa Di Sciascio di questa cosa domani mattina, vediamo di capire qual è il problema su Vasco. Grazie dottor Brucchi. Allora, una mail la legge Gigliola e poi spazio alle telefonate. Gigliola. Sì, ci scrive Francesca: per quanto riguarda le riserve, possono accedere alle vaccinazioni anche i giovani? Vi accedono soltanto le persone delle categorie, delle fasce d'età interessate al momento? Dottor Brucchi. Allora, sul discorso delle vaccinazioni dei più giovani, parliamo delle famose dosi che avanzano, sì. Di questo parliamo. Allora, i panchinari, i riservisti, allora, come li chiama diciamo qualcuno? Funziona così: è possibile che alla fine di una seduta ci sia qualche dose che avanzi, perché magari il flacone era da 10, se ne devono presentare 10, se ne sono presentate 5. Quelle 5 dosi, innanzitutto, non vanno assolutamente buttate. Cosa deve fare il responsabile dell'hub vaccinale? Deve inizialmente cercare di convocare quelle persone che appartengono alla categoria che si sta vaccinando, alle categorie immediatamente vicine a quella. Se stiamo vaccinando gli over 80, non trova over 80, può chiamare i 79. Alla fine, se non riesce a trovare nessuno e lì fuori sta passando qualcuno che è disponibile a vaccinarsi, pur di non gettare la doccia, lo possiamo vaccinare. Chi passa, no? Quello che ha detto anche il generale Figliuolo, no? Chi passa si trova a passare. Tanto guardate, allora, prima o poi dobbiamo vaccinare tutti, quindi è chiaro che questo non deve essere, come dire, la furbata, cioè questo deve essere la soluzione al problema. Se capita che avanzo delle dosi, siccome non si possono buttare, e siccome hanno una scadenza, perché poi magari bisogna farla entro mezzanotte, insomma quello da quando è stata poi aperta la fiala, c'è un tempo, e in quel tempo bisogna vaccinare qualcuno. Quindi è possibile, è capitato che sono stati vaccinati anche persone giovani. Grazie dottore. Spazio alle telefonate, chiede ai telespettatori domande brevi, così magari cerchiamo di esaudire il maggior numero di voi. Pronto rete 8? Pronto? Sì, buonasera, sì. Sono un operatore sanitario. Sì, da dove chiama? È da Giuliano De Atine, volevo chiedere solo un'informazione. Per quanto riguarda le vaccinazioni domiciliari, ai pazienti, qual è il limite, la controindicazione febbrile? Preciso, 37,5, che non si possa fare il vaccino. Ma guardi, allora, il discorso qual è? Più che la controindicazione, è chiaro che se un paziente ha la febbre è meglio non vaccinarlo quel giorno, però più che questo magari cercare di capire qual è il motivo della febbre, insomma, quindi è una valutazione clinica che il medico che va a fare la vaccinazione deve stabilire. Quindi è questo, insomma, non è che c'è un limite di temperatura al di sotto, al di sopra del quale si fa o non si fa il vaccino. Bisogna fare una valutazione delle condizioni del paziente cittadino e decidere se si può fare o meno il vaccino. Grazie dottore. Altra telefonata. Pronto rete 8? Pronto? Pronto? Sì, la sento. Buonasera. Sì. Sono Giuseppe da Sant'Albi. Sì, Giuseppe, buonasera, prego. Sì, volevo sapere, io praticamente ho una sindrome genetica trombofiliaca e ho la pressione alta, sono iperteso, per entrambi ho il codice di tensione e inoltre ho anche un ispettimento delle pareti bronchiali, senza avere bronchite croniche, insomma, e volevo sapere se... se è indicato il Pfizer o il Moderna, è raccomandabile. Se la sua ipertensione... Invece, per quanto riguarda mia moglie, che ha 43 anni, vorrei sapere se ci sono problemi con l'acido salicilico e la claritromicina. Dottore, per quello che potevo capire, allora, l'ipertensione di per sé non è una controindicazione all'utilizzo di AstraZeneca se non è un'ipertensione complicata. Cioè l'ipertensione ha anche le sue complicate. Beh, possiamo chiedere, è complicata la sua ipertensione? Se è una forma complicata bisogna capire le complicazioni che ha avuto. Il nostro amico di San Salvo è ancora in linea?
Sì, sì, non è complicato, iperteso, prendo il farmaco da 20 anni e può fare qualsiasi ho un codice di esenzione. Può fare qualsiasi tipo di vaccino, sia lei che la sua signora. Che anche sua moglie. Grazie, grazie al nostro amico di San Salvo. Giuliolo, ci sono altre telefonate? Sì, pronto Radio 8? Pronto? Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Buonasera, telefono da Teramo. Sì, prego. Teramana. Senta, volevo sapere, io ho 74 anni, mi sono prenotata in una farmacia da 2 mesi, però nessuno mi ha chiamato a fare il vaccino. Allora, sì, io conosco bene la situazione la farmacia, la prenotazione in farmacia è stata una prenotazione, diciamo, che ha messo in piedi il comune quando abbiamo deciso di fare insieme la vaccinazione degli over 80 e dei fragili, dicevo il modello territoriale. Lei signora si deve segnare sulla piattaforma Poste, se no non si vaccinerà. O meglio, adesso cominceranno le farmacie, quando inizieranno le farmacie magari si potrà vaccinare anche in farmacia, però dovrà aspettare ancora qualche giorno, altrimenti lei va all'ufficio postale o addirittura ferma il postino, lei può fermare anche il postino se lo incontra, perché il postino dal proprio tablet può fare la prenotazione, oppure il numero verde oppure sul sito, però diciamo che per lei forse è più comodo se va alle Poste magari a fare qualsiasi cosa può prenotare. Aspetta il postino sotto casa. Oppure aspetta il postino sotto casa e si può prenotare. E conviene farlo subito, no? Perché forse la strada dell'iscrizione alla farmacia è un po' più lunga da seguire. Sì, anche perché c'è qualche problema ai polmoni, allora sono un po' preoccupata. Sì, si iscriva, segua i consigli che le ha dato il dottor Brucchi, o ferma il postino, si iscriva sulla piattaforma delle Poste. In bocca al lupo, altra telefonata, pronto Rete 8? Pronto? Sì, buonasera. Sì, buonasera, da dove chiama? Io chiamo da Chieti. Sì, prego. Ho 77 anni e sono stata chiamata per il 25 di aprile, giù in via dei Peligni. Dopo 2 ore di fila non mi ha consigliato di fare l'AstraZeneca, che non si prendeva la responsabilità. Sì. Ma quando mi richiameranno? E poi un'altra domanda. Sì. Aspetti. Signora, resti in linea così cominciamo a dare le risposte. No. Sì. Dottore. Come la signora, il medico non si prende responsabilità, è un discorso che purtroppo c'è, ma niente, insomma lei si deve riprenotare e si deve farlo. Non è una persona che ha rifiutato, no? È una persona che non si è prenotata. La signora o sarà richiamata, o se non sarà richiamata lei o attraverso il suo medico o prenotandosi attraverso il sistema Poste si deve riscrivere, perché se il medico allora il medico cosa avrebbe dovuto fare? Se non se la sentiva di vaccinare la signora, perché la signora aveva dei problemi, avrebbe dovuto inviarla a quelle vaccinazioni cosiddette protette in sede protetta, se aveva dei problemi, quello che dicevamo prima, io non so i problemi della signora, purtroppo qualche collega che non segue in maniera precisa quello che gli viene detto c'è, ma noi su questo non però per esempio cosa potrebbe fare la signora per accelerare questa però volevo sapere richiamata. Dato che stanno facendo che stanno facendo sia la Pfizer che mi ha consigliato o la Moderna, perché non mi chiamano? Io ho 77 anni, io posso andare anche a Bucchianico nei dintorni. Allora, mi devo organizzare perché mi devono accompagnare le mie figlie. Signora, lei deve chiedere aiuto, perché se va là, se adesso cerca una soluzione alla ASL, lei deve chiedere aiuto al suo medico curante. Perché oggi il medico curante adesso è il sindaco. Ci sarà qualcuno. Guardi, allora, se il dottor Ferrara vaccina la notte, vaccina la domenica, guardi, segua il consiglio del dottor Brucchi e chieda al dottor Ferrara consiglio, vedrà che le troverà la strada. Mi dica non vorrei disturbare il medico, vorrei che mi chiamasse. Il suo medico. No, signora, lo deve disturbare il medico, mi permetta. Medico. Il medico di famiglia va, tra virgolette, disturbato. Cioè, il medico di famiglia in questa campagna vaccinale è un attore importante. Cioè. Ha perché ci ha dato la sua disponibilità a vaccinare sia i fragili
sia gli allettati, io li ringrazio tutti, ringrazio i medici di famiglia perché stanno facendo un grande lavoro, però mi permetta di consigliarle, parli col suo medico, il suo medico le darà una mano per potersi risolvere, altrimenti lei perderà molto tempo e alla fine non riuscirà neanche nell'obiettivo. Ah sì, perché sono 77 anni. Sì. La domanda per sua cugina, perché poi devo passare un'altra telefonata, sto vedendo questa mia cugina che era con me, è andata a Francavilla, pure lei era stata rimandata, non ha fatto l'AstraZeneca e a Francavilla gliela volevano fare. Misteri. Però signora, sì, però ecco, torniamo sempre al solito punto. Il discorso che si vuole scegliere il vaccino. Allora, ripeto, non so se lei lo poteva fare o non lo poteva fare, signora, ma non è una valutazione di merito nei suoi confronti, è un discorso in generale. Questa è guarda, racconto una cosa che l'altro giorno mi ha detto una persona di 70 anni, ma forse qualcosa in più. Mi ha detto, perché vedi, dottore, questo vaccino prima era buono fino a 55, ma a 65 è buono solo per noi. Quindi non è questo vaccino, diciamo, è un vaccino che adesso è stato nuovamente verificato perché gli studi sono andati avanti e stanno togliendo anche quelle raccomandazioni da 60 anni in su. Perché in Inghilterra hanno vaccinato solo con questo vaccino. AstraZeneca, non è che. Va bene, grazie alla signora e segue i consigli che le ha dato il dottor Brucchi, grazie, vado dottore, veloce mi perché scusi. Mi sta finendo il tempo. Altra telefonata, pronto Rete 8? Buonasera, sono Rossi da Rosciano. Sì, buonasera, prego. Allora, volevo domandare al dottore, io soffro di trombosi venose alle gambe e il medico curando mi ha consigliato di non fare AstraZeneca, dice perché potrebbe essere pericoloso, però devo andare, quando mi sono prenotato per giugno, devo andare là, se loro non mi fanno AstraZeneca, questa dose di AstraZeneca che non lo potrebbero fare un'altra persona, perché non, quando uno si prenota non chiedono le patologie? Giustissimo, grazie. Ma alla il tema, signora, la risposta è sempre la stessa, è chiaro che la signora deve andare a vaccinarsi, deve portare tutta la documentazione, se ha una predisposizione a fare delle trombosi non deve fare AstraZeneca perché quella è l'unica vera controindicazione che c'è per l'AstraZeneca, cioè sono registrate anche trombosi con il Pfizer, quello che voglio dire. Assolutamente, non è che, quindi su questo bisogna affidarsi al medico che sta lì, perché sta lì apposta. Sta lì perché è preparato per fare la vaccinazione e bisogna fidarsi del medico. Certo. Se noi andiamo lì è come quando uno fa una diagnosi, un medico, poi un altro medico non può confutare la diagnosi del primo medico. Questo accade, così anche quando il medico curante dice no. Siccome il medico curante può vaccinare oggi perché gli diamo i vaccini, allora molte volte il medico curante può essere esso stesso che decide di vaccinare la paziente col vaccino che ritiene opportuno. Grazie dottore. Altre telefonate, chiedo ai telespettatori domande brevissime perché ho meno di 10 minuti prima della sigla. Pronto Rete 8? Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Da Pianella. Sì, prego. Buonasera, volevo chiedere al dottor Brook che noi, io e mio marito, siamo due pazienti fragili e dal momento che a Pianella c'è il centro vaccinale e avevano detto che nei giorni in cui hanno vaccinato chiamavano dei pazienti fragili. Purtroppo noi non siamo stati tra i fortunati scelti e quindi siamo senza vaccinare. Da premettere, mio marito 77 anni, diabetico, con un pregresso linfoma e pressione arteriosa alta. Allora mio figlio ci ha scritto alla piattaforma delle poste. Siamo andati al centro vaccinale di Santa Teresa e non avevano detto, guarda, il signore è un paziente fragile per cui non può fare AstraZeneca e non abbiamo altro. E per cui siamo tutti e due senza essere vaccinati.
fino adesso. Il medico di famiglia, che è un medico che vaccina, ha detto che adesso a Pianella non ci sono le dosi, che lui che ci dovrebbe chiamare il comune di Pianella. Ho telefonato al comune e il comune ha detto: no signore, è competenza del dottore a chiamarvi. Per cui che cosa dobbiamo fare più di tanto? Grazie dottore. Beh, mi sembra che avete fatto già abbastanza, perché insomma è una storia un po'... così insomma, allora, il mio consiglio è quello di tornare dal medico curante. Il medico curante può, se è un medico che ha aderito alla campagna vaccinare, può e deve vaccinarla, signora, perché ripeto, noi ai medici di famiglia stiamo dando le dosi. Come fa il medico ad avere le dosi? Il medico è sufficiente che va in, il medico sa come deve fare, perché sono stati messi in campo dei protocolli, per cui il medico di famiglia può andare presso la ASL di Pescara in ospedale e nella farmacia dell'ospedale e prendere le dosi necessarie per vaccinare, certo, i propri cittadini. Se il suo medico invece non ha aderito alla campagna vaccinale, le deve trovare il modo perché lei si possa iscrivere come fragile alla piattaforma, quella della regione che è ancora aperta, in modo che potrà essere nuovamente chiamata e vaccinarsi. Grazie dottore, altra telefonata, pronto alle 8? Salve, buonasera. Buonasera. Siamo da Giulianova. Sì. Senta, io sono una docente che a causa delle diverse quarantene non ho potuto effettuare il vaccino e nel momento in cui ho telefonato praticamente avevano sospeso AstraZeneca. E dal 14 aprile che cerco di parlare con qualcuno della ASL di Teramo, del centro vaccini, ma ogni volta mi dicono: signora, non sappiamo quando verrà vaccinata. Siccome ho avuto il Covid, mi sono preoccupata di chiamare perché, essendomi negativizzata il 5 dicembre, potevo fare solo una dose e magari, visto che si sente dire che è meglio risparmiare le dosi, sì, io ho detto magari facendo una sola dose, l'altra dose può servire a qualcun altro. Ma io non ho avuto risposta, anzi mi sono permessa di scrivere anche al dottor Brucchi su Facebook, su Messenger, questa mattina, perché io ho mandato le mail, telefono ogni martedì e giovedì al centro vaccini, ma nessuno mi dà una risposta. Vediamo se gliela dà in diretta, allora, ecco, il dottor Brook. Allora, io purtroppo, signora, le assicuro, non per cattiva volontà, ma la sera avrò 100 messaggi ai quali non riesco a rispondere. Su Messenger non vado da tempo, ci andrò stasera. Però stia tranquilla che la vacciniamo presto, perché noi adesso stiamo cercando di arruolare quelle persone che come lei non si sono potute vaccinare quando abbiamo fatto la scuola. Tra l'altro tra il terzo e il sesto mese dopo il Covid si fa una sola dose, lei ce l'ha avuta a dicembre, quindi entro giugno fa una sola dose di vaccino e quindi adesso guarderò il messaggio e verrà arruolata assolutamente. L'ho cancellato nel frattempo perché non lo legge. Magari me lo rimette, se così avrà la possibilità. Ci sono le telespettatrici di Rete 8, così dottor Brucchi capisce. Ultima telefonata. No, ecco perché mi premeva fare una sola dose, sì, per poter lasciare l'opportunità. È ancora in tempo, signora, tra 3 a 6 mesi si fa una sola dose. Certo. Scriva, perfetto, di nuovo il messaggio al dottor Brucchi. Ultima telefonata, pronto Rete 8? Buonasera. Buonasera, da dove siamo? Da Casa L'Incontrada. Sì, buonasera. Allora, io volevo sapere, come caregiver, avendo mio figlio con la 104, ci siamo registrati sulla piattaforma il 31 marzo, non ancora siamo stati chiamati, mio figlio l'ha fatto, prima e seconda dose, mentre noi della famiglia, io e mio marito e mia figlia, non ancora siamo stati chiamati. Ecco, volevamo sapere un attimino com'è la situazione di questi caregiver, che mi sembra molto importante per avere un figlio con la 104. Assolutamente sì. Dottor allora Brucchi, sì, è vero, la strategia è stata questa, sempre per il discorso della non disponibilità di tanti vaccini, vaccinare prima la 104 articolo 3,3 con il proprio caregiver e subito dopo vaccinare anche i familiari. Quindi signora verrà chiamata a breve, perché intanto abbiamo vaccinato la 104, abbiamo vaccinato il caregiver, adesso vaccineremo anche il nucleo familiare, stiamo passando adesso ai nuclei familiari, quindi a breve verrà chiamata, stia tranquilla. Grazie dottor Brucchi. Gigliola, ho visto che ci sono diverse mail, una breve, la più breve che riesci a leggere. Allora, sì,
ho la sindrome da anticorpi antifosfolipidi. Il 22 febbraio ho fatto la prima dose di AstraZeneca, solo successivamente vi sono stati casi di trombosi. Come devo comportarmi solo con la seconda dose? Casi di trombosi. Ma la signora non, se non, allora, la signora può fare tranquillamente la seconda dose, non c'è nessun problema, anche perché se non ha avuto nessun evento avverso alla prima, insomma, può fare tranquillamente anche la seconda dose. Altra mail, Giuliola? Il 3 marzo ho fatto la prima dose di AstraZeneca, giorni fa ho eseguito il test sierologico per valutare l'efficacia del vaccino e l'esito purtroppo è stato negativo in quanto non ho sviluppato affatto gli anticorpi. Cosa dovrò aspettarmi dalla seconda dose? Che svilupperà un po' di anticorpi, perché noi in alcune persone, ed è un discorso soggettivo, ci vogliono entrambe le dosi per sviluppare una risposta anticorpale. Siamo pronti per il passaporto vaccinale, ci state lavorando? Stiamo aspettando le indicazioni del governo, perché voglio dire, il passaporto deve essere uno, perché sì. C'era qua, ogni regione, c'è stato un tentativo di alcune regioni andare da soli e non è che possiamo fare per ogni regione un passaporto, però ho letto che questa famosa carta verde sta per arrivare. L'ultima, mi aveva promesso uno scoop per... mi aveva detto che avrebbe anticipato qualcosa in trasmissione che dirà domani al generale Figliuolo. No. Numeri importanti, vero dottor Brucchi? No, numeri importanti, insomma noi ancora oggi dicevo abbiamo dimostrato con 12.763 vaccini fatti nella giornata di oggi, oltre 2.000, qualcosa in più di 2.000 vaccini, abbiamo dimostrato di saper vaccinare. Quello che noi chiederemo domani al generale è quello di metterci nelle condizioni di poter continuare su questo target e dare l'Abruzzo prima possibile l'immunità di gregge. Questo chiederemo. Grazie al dottor Maurizio Brucchi, grazie per essere stato con noi, referente regionale vaccinazioni in Abruzzo. Domani incontrerà il generale Figliuolo, speriamo che porti a casa le scorte di vaccino che servono alla nostra regione. Grazie a tutte le persone che hanno lavorato a questa puntata di Pronto Medicina Facile. Ciao Giuliola. Ciao Paolo, io saluto e ringrazio Francesco Specchiulli in regia, Andrea Di Fabio per la supervisione tecnica. Mi scuso con tutte le persone che ci stanno chiamando in questo momento, ma il tempo a nostra disposizione è terminato, e anche alle persone che ci hanno inviato le mail possiamo dire che inoltreremo queste email con le relative risposte se il dottor Brucchi ci promette che appunto potrà dedicare qualche minuto. Ci proverò. Già sono tante le mail. Poi faremo avere le risposte successivamente. Grazie per l'impegno del nostro ospite, grazie a Giuliola, grazie a Francesco Specchiulli, Andrea Di Fabio in post produzione. Con voi telespettatori ci vediamo giovedì prossimo alle 21 e parleremo dei danni anche seri che il Covid lascia sulla funzionalità polmonare, su persone che sono state intubate, guariti, che lamentano problemi respiratori nel cosiddetto post-Covid. Ospite il professor Salvatore Maurizio Maggiore, primario della terapia intensiva dell'ospedale di Chieti. Invece con Medicina Facile ci vediamo domenica prossima alle 12.30 in replica alle 20 per dare consigli utilissimi sul come non contagiarsi con il coronavirus. In studio sarà ospite la dottoressa Dalia Palmieri, che è componente della Task Force Rischio Covid-19 della Regione Abruzzo. In chiusura vi ricordo sempre che se tenete alla salute, alla vostra salute, questa è la vostra trasmissione. Ci vediamo domenica con Medicina Facile, giovedì prossimo con Pronto Medicina Facile, e vi ricordo sempre che tutte le trasmissioni, ce ne sono centinaia, le trovate su YouTube Rete 8 Salute. Grazie, buonanotte.